Buongiorno ragazzi, è quasi mezzogiorno, ma la colazione non si Per salta. prima cosa vado a accendere il forno a 180 gradi, così intanto si scalda. Prepariamo un baked oats, quindi un porridge al forno. Dato che il tempo non è dei migliori, ne ho un sacco voglia e voglio sfruttare questo pentolino che ho comprato su Amazon, meraviglioso, di colore rosso in ceramica che può andare in forno. Questo qua il prodotto è una mini casseruola monoporzione marca Tognana, si chiama Lori, è adatta appunto per il forno. La trovate in tutti questi colori, in realtà anche di dimensioni maggiori. Ecco qua qualche informazione per il prodotto. Questo qua è il codice se vi interessa acquistarlo. Oltre la mini casseruola che sarà il contenitore per questo Baked Oats al cocco profumato, ci servirà della farina istantanea, questa integrale di Prozis, del cocco rapé, un Bounty o cioccolatina al cocco che preferite, del Fluff Drops, quindi dolcificante al cocco di MyProtein e un pochino di lievito istantaneo. Inizio mescolando gli ingredienti secchi, quindi ho messo 25 grammi di farina integrale, ve l'ho detto che la colazione sarà leggera dato che è mezzogiorno, cocco rapé 10 grammi e un po' di lievito istantaneo. Mescolo bene e vado ad aggiungere acqua fino a creare una consistenza cremosa. Aggiungo qualche goccia di Fluff Drops e poi metto il Bounty al centro. Lo ricopro bene. E ora spostiamo tutto in forno per 12-13 minuti. Momento pranzo, ragazzi, è un po' tardino, ma perché sono andata finalmente a rifare le unghie nuove, super mega naturali, cortissime, eccetera, come le volevo io, perché sapete col vizio di mangiarmele, e volevo delle unghie semplici, curate, una manicure curata, e quindi ho finito un pochino tardi, ho fatto colazione tipo a mezzogiorno e mezza, perché secondo me la colazione non si salta, è il pasto più bello della giornata, è quello che mi piace di più, quindi sto pranzando ora molto molto leggero perché appunto stasera andrò a cena fuori, però comunque non posso non pranzare in tutto il giorno e fare solo colazione. Quindi vi faccio vedere un pochino di tagliata di pollo con cipollotto, cotto semplicemente in padella con un goccio d'olio e poi se ne ho ancora voglia mangio qualche altra verdurina al forno, quindi pomodori, peperoni e melanzane. Ma che due? Fai tre. Fai la faccio qua.